Eravamo rimasti ai rimastini, alla ricerca degli animali Fantastisbrizz, con il nuovo protagonista del franchise, Newt Scamander, e il babbano che ancora non oblivina. Ma prima andiamo a vedere cosa fa Erza Ezra Orzo, che nel film si chiama Credence. Oh, dopo 50 minuti di film te dicono come si chiama. Dove sei stato? A lavorare per te. Che bravo, ma hai fatto tardi. Sai quello che devi fare. E di chi è la colpa? Di chi è? Mia. Che bravo. In punizione. Vabbè, a letto senza zuppetta? Non potrà giocare a Fortnite. È passato de moda pure qua. Lo chiude nel sottoscala. Che farà Marilou? E Credence se leva la cinta. Ma cosa? Ma mica! Ti faccio il tatuaggio di Mona Lisa dietro la schiena accinghiata, hai capito? Piccoli angeli pattinano felici. Più o meno. Cosa succede? Che è una bestia magica. Leviathan passa sotto al lago. Col senno di poi era l'Erumpent. L'Erumpent. L'Erumpent subacqueo. Va bene. Torniamo dalla coppia comica più amata da grandi piccini e babbani. Stanlio e Ollio accuratissimi proprio. Qua. Secondo me è una citazione. Dai, dai. Guarda, lui fa le faccette, lui pure. Che dice quello? Arrivedorci. Lui che fa i dorci. Covalscone e Martellone spiega il motivo per cui vuole aprire una pasticceria. Perché gna fa più del suo lavoro in una fabbrica di scatole. Ah, come sta Locke? Chi? Ma, e porta avanti il suo pensiero con una logica inattaccabile. Tu mangi scatolame? No. E quindi cosa? Ma che cazzo vuol dire? Sono importanti pure le scatole. Ma poi quando vendi i dolci, dove li metti? Nelle scatole. E allora? No, ma perché quando le mangiano sono felici. Ok. Ma no che tu mangi scatole. Magari un'altra battuta. Ma puoi stare 5 secondi 5 senza essa la linea comica. Quanti ne sono passati? Ma te l'hanno dati i soldi? Ma de che? Non ho garanzie per il prestito. Stavo a fa la guerra. Roba pericolosa. Altro che ste stronzate con sta animaletti. E tu? Ma niente di che. Io lavoravo con i draghi. Sì, ma pure la guerra è tosta. Porta rispetto. Con i forte ventre ucraini, che sono i draghi più grossi che ci stanno. Arrivano fino a 6 tonnellate. E noi già ne abbiamo visto uno. Indovina dove? Davanti la camera di sicurezza di Bellatrix. Il piccolo Ancelo, che il trio dell'ave magia ha liberato. Anzi, libererà. L'ungaro spinato, quello che ha schivato Harry nel quarto libro film, è più piccolo, ma è il più cattivo. Come un novello porcino, lo snaso lascia delle tracce. Ma non si riesce proprio a trovare. Chissà dove sarà. Che cosa le avevo detto? Le avevo detto di stare fermo e zitto. Ma che sta a fare? La linea comica, perché i fan vogliono questo e noi le diamo quello che vogliono. Gli diamo. I fan è maschile. Stai assumendo il gender dei fan? Fuori. No, capito. Fuori. Sicurezza. Finestra. Ma che è finestra? Mi fanno tagliacato, ma io te lo giuro, non è cattiveria. Ma ora gli incantesimi so dire il nome degli oggetti. Finestra. Oh, comodinum. A Newt non è bastato fa bordello in banca e decide di devastare anche questa attività babbana. Smettila di darmi la caccia. Non posso mollare, è il mio mestiere. La valigia, ovviamente, si riapre. Ma basta! Ma legala con uno spago! Allora sei te! Allora ti piace fa bordello! E dopo mille peripezie, finalmente lo snaso è catturato! Conaccio! Hai devastato la gioielleria senza motivo, se potevi faccio! Salutiamo lo snaso con l'immagine della love story più appassionante del film. Dame, dame, dame io, dame io. Subito dopo arrivano le guardie e un leone. And so is ma che era barzelletta. Ci stanno le guardie, Martellone e un leone a New York. Mi è sembrato di vedere un gatto. Scusate, per Narnia. E via! Smaterializzati a Central Park, dove dovevano arrivare. E scopriamo che a quanto pare anche le bestie non magiche sono scappate. Ma per lo zoo di Central Park? Ma l'hanno inaugurato nel 34, stiamo nel 26. Va bene! Metta questo! Perché? Perché le potrebbero spatasciare la capoccina.
per cortesia, così vado a casa. Le sorelle Goldstein intanto scoprono l'evasione. Ma gli abbiamo fatto la cioccolata. Scusi signorina, ma me le tira fuori la cioccolata. La dia alla marmotta magica che la incarta. Ritorniamo dai nostri eroi, che hanno trovato un altro animale fantastisbruz. Le Rumpent. Oh, sta cosa deve degli animali di cui ho letto solo mi piace. Perché questa è la bestia il cui corno era attaccato sulla parete de Xenophilius. Illazioni, era un corno di riccio corno schiattosese. Il corno esplosivo. Le Rumpent, che è una signorina, ha dei bisogni ed ha puntato un potenziale amatore. Guardi, sono lusingato, ma noto un problema di volumi. Il mio ego non reggerebbe un tale smacco. Aiuto qualcuno! Newt è qui a risolvere la situazione e si prepara per l'appuntamento con un po' di EO del feromonte. Dopodiché si esibisce nella danza dell'accoppiamento. Redmayne, hai fatto Stephen Hawking. Tutti i film da Oscar, mi dispiace tanto. Le Rumpent è interessata al prodotto e si gira. Ma che carina! Ma che occhiettini! Ha un piccolo problema di acne. Ma sembra andare tutto per il meglio. Ma un qualcosa, mo te dico che, preparatevi! Cazzo, non siete pronti? Colpisce Kowalski. E Leo de Feromon si versa tutto su martellone. Target launch. Ed ecco il pretesto di trama. Più non ci credo che l'avete scritto veramente, mannaggia gli ippogrifi del millennio. Un pesce, un prodotto ittico, colpisce martellone, colpisce col pesce, tirato da chi? Una foca! Che poi se ne va e non la vedremo più. Ma chi era quella foca? Da chi è stata mandata? Dagli sceneggiatori per far partire tutta una sequenza? Da sta cosa? Ma perché non se li magna i pesci? Arriva a tira un pesce. Arriva a tira un pesce a martellone e se ne va. Ma che vuole? Ma che è all'uso calabrese? Martellone dorme coi pesci. Gli stai a dite magnasselo. È body shaming. Foca shaming. Io non ci sto a credere. E per questo, questo si versa la bottiglietta addosso. Per il pesce tirato da una foca random. Non so se se stava a rendere conto che cazzo de modo per far partire tutta una scena. E io me lamentavo da valigia pretesto de trama, ma io mi scuso col film. Non avevo capito che vale tutto. È quasi peggio del Sorcio in Endgame. Vero Avenger, se non era per lui, Scott stava ancora nel multiverso delle fette d'arancia e non creavano il giratempone. Spoiler, sì, per... Tra l'altro Endgame ha già la stessa trama di The Cursed Child. Grande foca, grande. Miglior attore non protagonista, la foca. La foca. Vabbè, Le Rumpent trova finalmente l'amore della sua vita. Signorina, sono lusingato, ma noto un problema di volumi. Il mio ego non reggerebbe tale smacco. Aiuto, qualcuno! E insieme corrono verso il tramonto. La scena d'azione sotto trama comica. Stiamo oltre Ivanzina. Esploriamo i disconosciuti del multiverso del porca. Questo sta a rischiare la vita perché il rinoceronte magico vuole fa roba. Questo sta rischiando la pelle. Questi vogliono far salire la tensione perché la signorina vuole consumare. Ma Terence, ma... Oh! Newt è sempre qui per risolvere la situazione. Ce penso io. Ma viene disarmato da una scimmia. Adesso la bacchetta riconosce lei come sua padrona e la seguirà dovunque. No, aspetta! Ma perché questi animali gli sono nemici? Ma tu dovresti essere affine e bestie. Ti odiano tutti, Newt. Plot twistone dei plot twistone. Stoni è maga pura scimmia! Grifondoro!
Io ce la faccio, raga, io ce la faccio. Kowalski si scopre scalatore delle Ande e trova rifugio sopra un albero. Grandi citazioni a Siamargi, Bulldog e Harry che si imboscava sopra l'albero? Può essere. Ma per le Rumpent è tempo di cogliere il fiore del loro amore. Più che fiore, tutto l'albero. Infatti possiamo assistere ai suoi poteri. Bello, bello. Beh, non esplode? Il corno è esplosivo. L'albero si scioglie e poi esplode. Ah, ok. Bello. Martellone perde il suo rifugio. Io mi ammazzo. La situazione è sempre più critica e grottesca. Guarda come vogliono far salire la tensione. Ma io dovrei, non lo so, preoccuparmi per la vita di Martellone. Cioè, se va male, assisteremo a Martellone che si accoppia con le Rumpent. Ma che cazzo fate? Ma non credo, non è l'eclissi. Vabbè che dopo la madre e il padre di Hagrid si può fare tutto, abbiamo capito. Meno male che arriva Newt a porre fine a sto pomino di sequenza. Le Rumpent, prima di essere risucchiata nella valigia, riesce a dare un bacettino a Kowalski. Una separazione molto triste. Mannaggia, ma ti amava davvero! Do la trovi un'altra così! Fossi in te, ci penserei. Comunque è finito tutto bene. Bravo Martellone, bravo! Chiamami Jacob. Jacob, allora il fumo nero sta cerca a te. Riecco pure Tina, che è riuscita a ritrovarli. Come? Vabbè, seguendo la scia del bordello. Famo che gli ha dato io una scusa. E l'intrappola nella valigia. Azz, ma questo è rapimento. Cambio scena. Si passa al senatore Shaw Junior. Sarei sempre il numero due. Che sta facendo un comizio cena elegante. Mentre un point of view ci fa capire che il vento di colore si sta avvicinando per esprimere democraticamente il suo dissenso. Piano! Fino adesso le bestiole magiche sotto trame comiche a stecca! Allegria! E poi il film dell'orrore random! Fai piangere i bambini al cinema! Harry Shaw Junior muore così, de botto, senza senso. Apparentemente. Come è morto male! Ma guarda questo come sta combinato! Ma che è successo? Ma che... Ma questo fa paura, te lo giuro! Pare un altro film! Ma che è? Un Sectus Emprone! Chi è stato? Il Demigius! Vuole far partire una rivoluzione? Il pianeta di Demigius? Non è stato il Demigius! Sarà stato un Obscurus di Colaris? Sì. Padre, dimmi Junior, perché mi hai chiamato così? Non ho mai avuto un'identità mia. Perché mi piaceva Dragon Ball? Ma quello si chiama Piccolo. Maledetta Mediaset. Set numero magico. Tina ci riprova, interrompendo una riunione importantissima con tutte le delegazioni straniere. Tipo il G8 del mondo magico, pare. E il Makusa. Ma scusa, come cazzo è fatta entrare? Ma c'è una guardia nuscere alla porta. Entra così la gente. In questa valigia già è rinchiuso un malfattore. Sì, che ci ha portato i focaccine sto giro? No, stavolta è la valigia giusta. Da qui provengono le bestie magiche che stanno seminando il caos e il terrore nella città. E ce lo dici solo adesso? Che un uomo è morto? Ho fatto bene a cacciarti dagli Auror. È colpa tua! Ma che davvero? Io sono venuta ieri a dirvelo e non mi avete cagato. E muovo dalla colpa a me. Ma li morta Schictus tua. Poi dici i politici. T'aspetto qua fuori senza bacchetta. E ridai il cappello a Renato Zero. Grande buffo freebooter. Se lo vedo snaso campa di rendita. Vediamo quest'uomo. Newt sta per uscire dalla valigia. Beh, che t'ho detto? Ci staranno i pizzette là dentro. Ah no, eccolo. Buonasera. Esce pure Jacob. Ah! Un babbano! No, Mag. Oblivinatelo! Obliviatelo. Ho rotto il cazzo. Avadamolo direttamente! Scamander! Oh, c'è pure il primo ministro inglese del 1926. E chi è? Hector Fowley. Non idea di chi sia, però te lo dico. Theseus Scamander, l'eroe di guerra.
che ha sconfitto il Minotauro. No, questo è il fratellino, la bufola nera della famiglia. Era l'ultimo della specie. Che intendi dire? È un proverbio. Incidente diplomatico. Che ce fai qua? Sono venuto a fa shopping, niente di che, a prendere un puffskin. Faccio cose, vedo gente, sono Newt Scamander. Mo dimmi che ce fai qua veramente. È legittimo pure lui. Henry Shaw Junior fluttua per la stanza. Azz. Quale sua bestia ha fatto sto casotto? Nessuna. Le mie bestie so bra. Sapete benissimo cosa causa questi segni. Il morbo grigio quasi è stato un obscurus. Ma infatti ce n'è uno pure te. Non esiste quella robaccia di Obscurus. Almeno non in America. Graves, sequestri la valigia. No, se no poi trovate il mio e mi date la colpa. E Graves, usa la forza. E calla. Ma perché con ste manine? Va va, oh, non la tocca la bacchetta. In carcera smusati tutte e tre. Fine. Ma allora Newt è stronzo che perde tempo a cercare la sua. Non mi dite perché è un mago forte. Non funziona così. Al limite usa gli incantesimi non verbali, come Voldemort e Silente quando se menano. Ma te fanno sempre capire in tutti i cazzo di libri che un mago senza bacchetta è fatto. Fine. I maghi usano la bacchetta. Fine. Non è Star Wars. Questa la domanda. Perché vogliono rendere Harry Potter Star Wars? Così è la forza. Ora puoi spostare le valigie. Uno dei tratti distintivi di Harry Potter sono le bacchette. Ma metti ste cazzo di bacchette a schermo. Siete pure scemi. Così le vendete di più. La gente le vede. Voglio la bacchetta di coso. Ma Cristo. Stina David, non fate male alle mie creaturine, piccole angele. Se fate male alle bestie vado io dal signor Warner e gli meno. So pixel, non esistono, ma ho imparato ad amarle. Non sono pericolose. Tranne la tigre che sbratta veleno, il pachiderma che schioppa, il piccione spara fulmi e l'Obscurus. Cosa? Non sono pericolose. Dici? Insomma, Newt. Newt e Tina sono al gabbio insieme a Kowalski. Ma ancora qui questo? Ma perché manco il ministero l'ha oblivinato? È perché è un testimone. Ma che ve serve? Ci avete già loro due. Ma fatelo un boccale al mondo magico. Diteglielo. Sei la nostra mascotte. Amen. Si è ricreato un trio. Che cazzo ci sto a fa io? A Purpettina dispomolt per tutto quello che è successo. Può fa carriera sulla pelle mia. Mo ti dispiace perché sta al gabbio pure tu. Sì. E finalmente ci spiegano gli Obscurus, life motive di sti film. Che cos'è? Non se ne vedevano da secoli. Ah, la via più larga degli occhiami. Un tempo i maghi venivano cacciati dai babbani. Già me sto a incazzare, E quindi? E quindi i maghi avevano paura e reprimevano la magia. Somatizzavano. Ma che cazzo stai a di? Porco Giuda. Aspetta. A me mi dispiace per chi piace sto film, non me ne frega un cazzo però. Allora, Harry Potter 3 e il carcerato di Peppino, capitolo 1, pagina 1 proprio. Nel medioevo i non maghi, comunemente noti come babbani poracci, sudore dalla fronte, nutrivano un particolare timore per la magia, ma non erano molto abili nel riconoscerla. Nelle rare occasioni in cui catturavano una vera strega o un vero mago, i roghi non avevano comunque alcun effetto. La strega o il mago eseguiva un semplice incantesimo fredda fiamma e poi fingevano di urlare di dolore, trollavano i maghi, mentre in realtà provavano una piacevole sensazione di solletico. Gwendalina la Guercia era così contenta di farsi bruciare che si lasciò catturare non meno di 47 volte. Avadato che parla, sotto vari travestimenti. Quindi, vostro onore, questo piccolo estratto del capitolo 1, proprio della pagina 1, ci fa capire che i maghi si tagliavano dai risate quando cercavano di inseguirli. Nessuno si cagava sotto, anzi, perché è proprio come giocare coi sorci per i maghi rispetto ai babbani. Proprio non siamo un pericolo per i maghi. I maghi ci oblivinano, vadano, fanno le cose, quindi che cazzo dite? E mo? I maghi avevano paura. Gwendalina la Guercia ve guarda con disprezzo proprio. Con l'occhio che gli rimane, perché i retcon che mandano a puttane i libri canonici, va bene. Quando i maghi abbozzano troppo, gli nasce sta schifezzina dentro. Un potere magico instabile che ciccia fuori dal mago quando gnafa più. Ma che è? Il contrario dei Patronus? Obscurus Patronus, sai? La forza bianca felice contro la forza cattiva triste. È una cosa così? Boh. E tu come l'hai catturato? Era Riss
bellissimo. A inizio film, quando sono sceso dalla MNN, ho usato surf con le Rupent, stavo dietro al camion. No, l'ho preso da una piccola ancella in Africa. Uno di Coloris? Da una di Coloris? No! Ma purtroppo la ragazzina è morta. È medico, non lo sapevo. Ma tu sei un veterinario magico, sì. Ma dove vai? Ma porta l'arsammungo alla ragazzina. Nessun Obscurus supera i 10 anni. E qua il mio cervello viaggia, raga. Io non ho letto un cazzo, non voglio sapere un cazzo. Sicuro qualcuno ci è arrivato prima di me. Ma è ovvio, Grindelwald sta a cercare sti Obscurus, no? Poi c'era la piccola Natalia che mi faceva pensare male. Questo lo dico al seno di poi, che mi sembra tanto qualcuno del passato. Ma non è che se vogliono inventare che Ariana era un Obscurus e ha ammazzato la madre così. E Grindelwald, quando ha fatto a botte così lente, ha visto il potere degli Obscurus quando c'era pure Aberforth e Ariana, e ha fatto me coglioni. E mo li sta cercando in giro apposta, perché da quel giorno ha capito la potenza. Ve prego no, ve prego no. Il motivo per cui Ariana era così disturbatina, piccola Angela, era perché gli avevano menato. Semmai dopo ha represso, ok? Ma io ci ho sempre visto la rappresentazione dello stress post-traumatico. È un trauma che ti succede e poi c'ha la magia instabile. Era questa la spiegazione. Se volessi essere buono, c'è poi anche sta il fatto che questa cosa si chiama Obscurus. La magia schioppa, ok. Ma nessuno ne ha mai parlato, nessuno, cioè, hai capito? Cioè, boh. Vedremo. Ma quindi, il senatore è stato ucciso da una gnappetta? E riecco la piccola Natalia Nariana. Dai, che va a distribuire i volantini coi compagnucci. Lavoro minorile, niente di strano. Se li buttate lo scopro, eh. E se lo scopro? Ecco Natalia che sta per fare la sua cosa. Allora è veramente lei l'Obscurus. La musica sale, sale. No, niente. Che mi stiano coglionando. Non è lei. È l'ora dell'interrogatorio di Newt. Ma signor Graves! Zit, state zit, da! Oh, ma che è quel ditino? Ma mica son curpo che me fischi! Ok che ancora il sessismo galoppa come i centauri che stiamo negli anni 20, ma con quel ditino te ci attappo l'Obscurus! Leggo che l'hanno cacciata da Hogwarts! Oh, ma qualcuno qui esercita la professione senza laurea, senza mago! Ma chi sei, Hagrid 1.0? Veramente? La stessa backstory! Sarei contento se in un film sbucasse fuori un giovane Hagrid e facessi amicizia con Newt, guarda. Un fanservice che gradirei! Solo un professore si oppose alla tua espulsione. Silente, come al solito. Voleva che facessi il guardiacaccia, ma gli ho detto picche. Fu un incidente! E anche il fatto che la sua valigia si apra ogni 7 numero magico cazzo di minuti è un altro incidente. Il senatore è caduto dalle scale. Se so quelle di Hogwarts, te credo, non si fermano mai. Alla terza apertura di sta valigia io andrei da un magifabbro, che ne so, a ripararla qua cazzo di seratura. Non crede? Non posso darle torto. Ma forse non è stato un incidente. Forse tu vuoi che i babbani ci scoprano, così da scatenare una guerra e far capire a quei senza magia che tribolano col sudore della fronte chi è in cima alla catena alimentare, l'Homo sapiens magicus, per il bene superiore! No, giuro! Non c'entro niente con l'Obscurus! Cosa mi stavi mentendo? Salve! Questo con ste manine! La fine de Godaliscia te faccio fa! La sfregio la bacchetta lì accanto, guarda, guarda! Poi non se deve incazzare, vabbè! Insomma, ah, quello... Tina riconsidera tutte le sue scelte di vita, da quando si è magnata l'hot dog! Non è come leggimenti! Posso spiegare? Fuori dalla bolla bombola non sopravviverebbe! È attacca... Non la posso dire! Sì, la dico! È attaccata alle magiche! Oh. Accanimento terapeutico! Quindi senza un host è inutile! Ah, che peccato! Come? Pensi d'avermi fregato? Non se son visti Obscurus in America da centinaia di anni! Arriva uno a fa bordello! Guarda caso chi ce l'ha! Ma uno che deve pensare? Beh, in effetti... Questo è un pretesto de trama? Sensato! Oh, lo vedi? Questo mi è piaciuto! Pure lui è un Obscurus? Ha senso che pensino sia stato lui! Se non fosse che esiste il Veritaserum! Datemelo! Così ve provo che non sto a di cazzate! C'è bisogno di ste formalità! Non ci inganna, sa? Ci hai provato! Ma del resto...
non si può pronunciare Scamander senza scam. Ho già preso la mia decisione. A morte! Tutti e due! Au! Ma ve li ho portati io, anfami! Dovrei avere una promozione! Ti promuovo a cadavere. Dopo piccherice e becchi pure te. Voglio un processo per combattimento! Un processo per duello! Portateli via! Da, danno fastidio, su! Nel frattempo, Queenie, non lo so, capta che la sorella è in pericolo. Ma quanti poteri c'ha? Ok che è Legilimez, ok. Ma è pure radar! C'ha il GPS, il Goldstein PS come i Goofy. È preveggente del presente! C'ha un pezzo de anima della sorella nel cervello. Fate prima scrivere. Per un pretesto de trauma de merda, mo questa va al ministero. Ma che cazzo? Ovviamente te lo spiegheranno. No, Tina percorre il miglio serpeverde. No, potrò. Entrando in una stanza, palese citazione, critiche sociali a quella che usano veramente in America per le condanne a morte, a parte che a sedia vola sopra un laghetto. Ma che è? Ma che... Bernadette, mettici una buona parola. Ah, ma fosse per me, eviterei tutto questo. I'm so happy. La tua faccia contraddice un pochino le tue parole. La signora ama un po' troppo il suo lavoro. Che fa Bernadette? Gli eleva i ricordi, a quanto pare, e li butta nel laghetto, che a sto punto è un pensatoio gigante. Ma che hanno fatto? Le hanno levato tutti i ricordi. È questa la condanna a morte? Una sorta di bacio del dissennatore, non per l'anima ma per i ricordi? Diventa un guscio vuoto? Ma che state a fa? Entra, dai, shii. Ma va, datela a mezzo all'occhio e pace. Ma che è sto teatrino? Mi sto a tagliare cazzo. Io ce la posso fa. Non ce la sto a fa. O non si capisce un cazzo. Queenie è arrivata al ministero e becca subito martellone e via con la menzogna pubblico ufficiale. Te vogliono giù? Ce penso io al babbano mag. L'oblivino e poi vado giù, non ti preoccupare. Tentativo fallito. Passa al ricatto. Ma osagina che te vedi coppina. Ma cos... che ne sai? Con Legilimez, sì, oh, lavori al ministero, ma che conosci Legilimez? E comunque, diglielo a Gina. E poi vieni con me, che resto pure a te. L'estorsione di babbano è reato! Ma chi sei, Corona? Quella c'ho in testa. So, Queenie... Cambio scena. Ma che cazzo succede qua dentro? Ma è ancora viva! Ma la state torturando! Entriamo nei ricordi di Tina e vediamo Miss Barebone, no, Babberone, mi sono sbagliato, che gonfia orzo come una pluffa. Ma che ci fanno qua? È un ricordo suo? Ma allora li ha già incontrati! E ha expercintato la vecchia! Che sia legato al motivo per cui l'hanno radiata dall'albo degli Auror? Che pure questo quanto cazzo è classico, la poliziotta che ha riconsegnato un bacchetto e distintivo! Ma no! Che sia legato a questo? Legato col voto infrangibile proprio? Vedremo! L'asticello col suo 100 a lock picking dà una mano a Newt! E Venomoth, scelgo te! Ma che deve dire? Cioè, è così. Una bacchetta cade nel pensatoio. Che non è un pensatoio, me sa, perché se scioglie. Così come la sedia. La pozza, infatti, non ha gradito. E se vuole, blatina. Ma che cazzo è sto laghetto? Ma che modo complicato di ammazzare, eh? Ma vadatela dietro la caposcia e ponete fine alle sue sofferenze. Tina però si è ripresa, perché la bacchetta che gli ha fatto l'incantesimo si è sciolta. Può essere, non lo so, sto cercando spiegazioni. Salta, ma casco nel mercurio. Ti fidi di me? Sarta sul velenottero. Ma non me regge. Nel senso che non hai coraggio o che sei grassa? Sì, sì, c'ha volo. Ma non lo può imparare volo. Con le mosse uovo. Ma non lo impara uguale. Forse. Ma che ne so, non ci ho mai capito un horcrux. E proprio mentre Trina. Sì, Trina. Un'etina. Sta per diventare un metapod. Si salva. Ma guarda un po', il velenottero è Falli 2.0, perché fa tutto lui, e farà, infatti. Buono farfallino. Sai che Koga è il mio capo palestra preferito? Cervelli. No, velenottero, cattivo. Uffa però. Queenie, che ha salvato prima l'uomo suo della sorella, ricordiamolo. Aveste l'aspettato lei, erano tutti sciorti nella pozzanghera metallizzata. Si riunisce agli altri, insieme a Martellone. Che? Che te guardi? E non v'ho trovato prima lui, vabbè? No, no, è solo... Che bel vestito.
Sarò matto io, peggio dei Paciok. Ma sto vestito per me è una citazione a The Danish Girl. Dai, è simile, l'ho fatto un anno prima. Ma forse devo raggiungere Paciok io. E via verso l'uscita. Se non fosse che il signor Abernati la stoppa subito. Quindi, che fai? Timbri il cartellino e te ne vai? A quanto pare anche Quini lavora al ministero. Cosa faccia? Non l'ho capito. A barista? A cameriera? Bah, un film sugli statali. Ecco perché c'hanno tutto sto tempo libero per le magiche avventure. Tra te e tua sorella non so chi sia peggio. Spero tu abbia un valido motivo. Stavolta mando un sorcio de demerito al ministro della magia. Chiamate i guaritori! E quello che è? Me voglio accollà, guarda un po'. Senti, sei la seconda sottotrama comica. Anzi, la terza se contiamo lo snaso. E vuoi far perdere tempo a me? Una coprotagonista? Stai attento perché io a te ti faccio corca, hai capito? Io te faccio crociare le gambe. Scusa signorina, non volevo essere scortese. Anzi, io la rispetto tantissimo come persona. Lo so, lo so. Ti promuovo a vice direttrice di tutte cose se... Sei molto sexy, voglio tenerti nella mia vita. Mi ha sistemato la cravatta. Allora mi ama. Sei molto simp. Simpatico? No. Point of view dell'obscurus. Ogni volta che c'è un point of view è un obscurus. E invece no, è Colin Farrell. M'hai fregato, m'hai spiazzato. Di morta cictus tua, che ancora complotta con Credence. E questo più lo vedi, più te fanno capire che... Ok che complotta dall'inizio, ma sembrava più un Barty Crouch senior. Severo, ma bravo, disposto a tutto, che fa quello che deve essere fatto per la comunità magica. Invece... Fammi vedere. Tutti sfregi. Ma che succede in casa Berbo, no? Ci penso io. Con la sola imposizione delle mani, io ti guarirò. E voilà! Posso avere un amen? Amen! E uno scurus? Siccome sei tanto bravo... Ah sì? Sei speciale! Ma davvero? Il prescientissimo! Io? No, quello è un altro. Ti voglio fare un dono prezioso. Quando troverai il la bambino, eh? Tocca il simbolo. E io arriverò. E il simbolo è quello dei doni della morte! E anche quello di Grindelwald! Allora Graves è veramente cattivo. Momento abbraccini infamini. Io ti buffi. Che bello. Se trovi il bambino a... E bravo Orzo, che con sta tremarella te fa capire il personaggio. Che non è abituato all'amore. Sempre st'amore. Che vuole essere amato. Piccolo angelo. Sempre con ste storie d'abusi minorili. Sempre l'abbattono. Che poi questo sta proprio a crescere in un orfanotrofio come Voldemort, tra l'altro. Siamo sul tetto della casa dei Kowalski, credo. Perché c'è sta la voliera del nonno. Allevava piccioni. No, faceva cuscinate coi colleghi da miniera. Jump right through. Il mio allevava gufi. Sì, ma anche i piccioni sono belli. E chi ha detto niente? Non lo so, pare che fate sempre tutto meglio voi. Ma perché è così? Rimane solo una bestia magica da recuperare. L'occhiami che abbiamo visto a inizio film. Dagal il Demiguis. Ma allora quello de prima chi era? Qua veramente non stavo a capire. Ma c'è un motivo. Vai, andiamo a cercare il marito di Catherine Zeta-Jones. Dougal, no Douglas. Però c'è un problemino. Quale? È invisibile. Invisibile? Sì, invisibile. Te stupisci? Ni conosci i mantelli invisibilità? È invisibile. Non mi fa incazzare pure te. Che cazzo ridi? È una tragedia, come lo trovo? Tina? Tina s'avvicina. Per un folle attimo ho pensato volesse baciarlo. Narlac. Cosa? Che? Narlac. Ma sa che quelli di prima gli hanno scombinata la capoccia? Non sta ancora bene? Narlac. C'ha un pietrifictus? Narlac! Anche a te famiglia! Metti qualche verbo, allora... non si capisce neanche. Il mio vecchio informatore. Nel curriculum ha anche contrabbandiere di creature magiche. Potrebbe sapere qualcosa. E allora andiamo tutti insieme nel locale che bazzica questo. Quini e Tina si cambiano per far festa. Flapper time! Dimostrandoti che il lavoro di Madame McClan è inutile.
quella che venne vestita a Diagon Alley, che venne pure divisa per Hogwarts. Che il fatto che Ron il quarto anno sia andato col vestito di zia Muriel non ha senso. Se creano i vestiti da sole! Ma mica lo so se lo può fare, sai? In teoria però sì. Ma nessuno lo fa mai, cioè tutti i maghi vanno a comprare i vestiti. Questa è la prima volta in cui si creano dei vestiti, eh? In Harry Potter. Nei 7 libri non mi pare lo facciano mai. Perché come ti ho detto, il problema di Ron al quarto libro. Hermione che si porta i vestiti quando partono nel 7º. Alla ricerca degli Horcrux. Lupin nel 3º che è vestito da merda perché è povero. Cambiateli, no? Fai puff. Per lui nulla d'impossibile c'è. Mica lo so se se può fa. O almeno a Rowling ci ha sempre fatto capire che no, te devi comprare la roba. Boh, e invece no. Trasformazione. Entriamo nel club anni 20. Oddio, chi è? Un incrocio umano elfo domestico? Non voglio sapere niente dopo i genitori di Hagrid, ripeto. Non mi stupisco più. Ma è più alta di Nerfo, pare Nerfo. Ma sa che è una folletta donna e basta. Jessica Goblin. Dobby Kay. Questo è il nomag mio preferito. No, ma basta. Kowalski se va a fare un bicchierino. Com'è che faceva quello? Accio bottiglia. Ma sei un mago pure tu. No, è stato l'elfo. How could this happen to me? Sai, c'è che ti dia quell'egre uno frangicervello, prego. Me coglioni, bus. Io già sto a beve. In tre ve bevete tutta sta roba. In tre. Ah sì, ti prego, 5 secondi, 5! A essere una persona normale! Quanti ne sono passati? Ma che è, la Jiggle Water? Ha giglato! Ma esatto! Un gigante altolocato! In tutti i sensi! È locato in alto! Newt e Tina parlano di quello che hanno visto nella... pozione della morte. Non te la puoi cavare così! Che era quel liquidino pensatoio killer? La pozione della morte! Ma che è? Andiamo a cercare! C'è il distillato della morte vivente! Quella che diceva Piton! Ma è una cosa soporifera, tipo! La pozione della morte non esiste! La lasciano andare così! Ci faremo bastare questa spiegazione! Finalmente scopriamo la backstory di Tina! Il perché non è più Guardiauror! Perché? Perché una volta fece visita ai secondi salemiani! E difese Credence! Dalla madre! Che Yemena! Ma è abuso minorile, bus! Eh no? E che hai fatto? Io ho menato io a lei! Bravo! E lo so! Ho salvato un ragazzino! Me dovevano promuove! Ma scusa, ma infatti, ma c'erano tutte le attenuanti! Ha usato la magia davanti in babbano e vabbè! Ma mica stiamo a scuola, oh! Siamo adulti! La oblivini! Fine! Ed è quello che hanno fatto! Ma allora che ne sa Mary Lou che esiste la magia? L'hanno oblivinata! Arriva Gnarlach, che potevamo intuirlo dal nome non proprio anglosassone, diciamo. È un goblin. Bella, bella. Con delle dita che... Boh. Le serve un po' di osso, Fast. Ha fatto troppo lo spaccone. Che è successo? Me le so chiuse in un cassetto, va bene? Lei è quello con tutte le bestiole. Sì, tranne alcune che sono scappate. Sì, proprio per questo mi servirebbero delle informazioni. Comprensibile. Oppure te vendo alle guardie. Niente di personale. Pagano. Pure io. Pagano di più. E via col trade. Si è allenato con la scimmia. Un lunascopio. Sta più a per culo. Con ste mani come lo uso? Uovo di Ashwinder congelato, signori. Oh, mo si ragiona. Ma che cos'è un Ashwinder? Non te lo dice, te lo dico io. L'Ashwinder è un serpentello che si crea quando lasci incustodito un fuoco magico. La sua durata vitale è di un'ora. Ma come un'ora? E passa la sua lunga e piena vita a cercare un posto buio, dove fa uova. Dopodiché muore. Ma che vita de merda, vaporaccio! Rowling, ma che cazzo di animali crei? Ma poi scusa, scusa, ma scusa, ma scusa. Mi stai dicendo che se Hermione lasciava incustodito un fuoco magico che a lei gli piace tanto falli, che ne so, intenda nel 7º libro, se tornava dopo 5 ore, metti che un Ashwinder fa 3 uova e me tengo basso. Quindi dopo un'ora, che ne so, 1, poi 3, poi 9, se ne ritrova 243 dopo 5-6 ore. Un mondo nel terrore che spegne tutti i fuochi. Siamo invasi dagli Ashwinder! Rimetti quel caso un frigo! So già 7-8 ova! Ma quello è un asticello? Che? Questo? No, 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 è un asparago! Sono ottimi scassinatori! Non che io lo userei mai per fare una cosa tanto vile, eh! Invece sì, che cazzo me frega! Questo non te lo posso dare! È attaccatissimo a me, letteralmente! È la mascottina del film insieme allo snaso! Non vuole stare nella valigia bolla, tipo Pikachu, capito? Sempre con me! Allora non se ne fa niente! Un attimo solo, che chiamo
col ministero. Ma tutto sto bordello penasticello, so così rari. La foresta di Hogwarts è piena, smaterializza dal volo. A Hogsmeade, perché a Hogwarts non te puoi smaterializzare. E fate una passeggiata, o quello o niente. E Newt allora sta per rinunciare a Piquet. Ma ce n'è altri dentro la valigia, ma dagliene un altro, ma proprio Piquet! Guardalo, è straziante! Ma tu sei un infame! Provi a guardare ai grandi magazzini, Macy's. Un grande, grande magazzino. Ok, un'ultima cosa. Eh no, allora voglio un'altra sticello. Cosa sa dirmi sul signor Graves? Che fra un po' o ribecchi. Perché Gnarlach li ha venduti! Folletto snicetto! Oh, ma non c'è un goblin che mantiene la parola data, eh? Questo alimenta gli stereotipi sulla sua specie. Se lo lasci dire, ma è avo di unci. Spoiler dalla faccia di Grindelwald? Fino a una certa. È passato Zoro a rosicato. Arrivano gli Auror, che arrestano tutti, tranne i nostri eroi, che hanno tutto il tempo di riunirsi e smaterializzarsi. Bene così, ma non prima di aver impartito ordine e disciplina nella mente del folletto. Ma costretto... Mo c'ha pure il naso, Ariciolo. Riannama a casa Birbone. La piccola Narianna, che la chiamo così perché ancora non hanno detto come cazzo si chiama questa ragazzina, sale le scale con andatura e uno sguardo che le gemelle The Shining si sono nascoste sotto al letto insieme a Orzo, che trova una bacchetta sotto il letto di lei. Quindi è lei l'Obscurus, è la strega. Ma da trovata la bacchetta, che è andata a comprarla. Arriva Mary Lou. Aia. Guarda, guarda, come lo stemma. Mammina, non sono la tua mammina. Ma questa è proprio cattiva. Non è vero niente che era brava. È la Umbridge babbana. Ti ricordi di me, Credence? Quando tormentavo Harry Potter, avevo questa vocetta. Tua madre era contro natura. No! Invece sì. Basta. La piccola Narianna si mette in mezzo per difendere il fratellone. Ah, ma allora è brava. A questo punto, persino la cinta si dissocia. Cosa succede? Cerco buco? Qui non si capisce più una mazza. Debattitore. Ogni tanto inquadrano pure quella al piano di sotto. Plot twist. È lei l'Obscurus. Non si capisce chi fa cosa, capito? È la cinta. È sempre stata la cinta. Che non ne vuole sapere niente. No, la piccola Angela non la percuoto. Va bene? Mary Lou si gira. E non c'è più. Ma chi è stato? Mi si vuole fregare. Ciò che è certo è che Mary Lou Barebonde Baberoni muore. E va bene così, non ci mancherai. Meni e creature, meni. Va a fa accompagnare padre de Beverly, vai. Comunque, cioè, mi aspettavo di più da sto personaggio. I secondi salemiani, Pettera. Almeno capire se dopo l'incidente, Cottina, l'hanno oblivinata o no. Perché se no che cazzo ne sa della magia. Va bene, addio. Grandi magazzini Meyers. Il Demiguse fa shopping. È un animale pacifico. Ah, meno male. Ma mozzica, e mozzicano tutti. Oltre al frutto suche, ha il potere di prevedere le presumibili possibilità presenti per proteggersi. Ma che è un mentalista? Sì. Calcolando tutte le variabili, intuisce il futuro. Ma il potere di Sherlock, l'alieno dei Men in Black 3. Va bene, non è un'idea così originale. Veniamo a sapere che il Demiguse sta qui perché non è l'ultima bestia magica rimasta da catturare, ma la penultima. L'ultima è l'Occami che avevo detto nella parte 1. E il Demiguse gli è staffata babysitter. Presumo perché so vicini di casa, è abituato a farlo. Ma me lo sto a inventare io. Ma io mi chiedo, in tutto questo, Newt, ma come cazzo lavori? C'hai la valigia difettosa, i tuoi animali escono, mozzicano babbani, derubano, te scordi gli animali. Mi scusi, ma lei è un incompetente.
Manco il guardiagaccia poi fa. Ecco perché Silente non t'ha tenuto. Come fai a scordarte Noccami? Tanto non si nota. Oh, se il Demigius non fosse stato là ai magazzini Meyers, lo lasciava lì. Ma io veramente, ma boh, Newt non lo so se mi sta simpatico, Newt, te lo posso dire? Animalista, animalista, scambi gli asticelli come fossero gobbiglie. Te scordi le bestie che allevi. È così grosso l'Occami perché, come ti ho detto, so a giusto spaziose. Neologismo, newtologismo. E la stanza è grossa un tot e lui si ingrossa un tot. Ma dagli con la cattura. No, si attiva il potere Sherlock del Demigius. Primo, la pallina rotolerà. L'Occami non gradirà evitare alata alla cieca. Inebetito, Newt proverà a schivare. Ora frattura. Sfoderare agganciamento al babbano. Colpo di coda al diaframma. In sintesi, Newt, orecchie oblunghe che fischiano. Tre costole incrinate, quattro rotte. Guarigione fisica? Un attimo con incantesimo. Piena guarigione psicologica? Mai! Possibilità di cattura neutralizzata. Bordello! Newt si ritrova in capoccia all'Occami. Serve uno snack! Un bacarozzo! Me sa che non gli basta un bacarozzo. Me sa che se magna a te. Tra l'altro qui c'era un'altra scena tagliata col Demigius che te faceva vedere sempre il potere Sherlock. Ma sarebbe stata una ripetizione. Aggiungi l'ennesima sottotrama comica dove spazza il pavimento con martellone. Hanno fatto bene a tagliarla. Andiamo avanti. Trovate una teiera! Vabbè che sei inglese, ma stavo in America! Non so le 5! Casino vario in CGI, non troppo barbina. Dopo, guarda caso, trovano un bacherozzo e una teiera! Ma che coincidenza! Perché i magazzini Myers hanno tutto! Vieni a comprare e a spendere tutti i soldi che hai! Viva il capitalismo! Martellone aveva la curiosità dell'Occami, ma ora ha la sua attenzione. È appiccicato al muro, un serpentone che gli parte dal basso ventre. Tina, non osare. Tu sorella me fa lo stesso effetto. Avada Kedavra. No, mi dissocio. Lo vedi, è facile. Scrive ste battute. Non te pensa. Ma non le faccio perché non sono Boldi. Quindi no, no, no. L'Occami è concentratissimo. Tiralo nella teiera. Non è un San Pietrino. Se lo tiro, il vento sopporta via. Non andrà mai dritto una teiera. Oh, ma è un bagarozzo. Fa 2 metri massimo. Ma poi vola. Ma che state a fa'? Guarda questa come ci crede. Come salta il rallenti. Sto a cringiare una cosa rara, regà. L'esca Pokémon sta per entrare nella teiera ball e... cattura eseguita! Questo è l'Occami. Fenomenali poteri cosmici! E minuscolo spazio vitale. Adesso il bagarozzo gli basta. Ma fammi mangiare, ma che me frega! So tutte le bestie? Sì. Ma chi se fida di te ormai, zi? Se ricorda un cazzo! Ce ne stanno altre 10 in giro, minimo. No, so tutte. E allora riportiamole nel loro habitat. Rientra nell'astronave Saiyan, dai. E tutti e 5... gli Occami. Vergogna. Parlando di vergogna, pure Piquet c'ha da digliene 4. Non come gli Occami, che so 5. Perché Piquet, se il Goblin non l'avesse venduti, sarebbe rimasto là. Non ha fatto niente per riprendeselo, eh. No, ma l'avrebbe fatto. Non ci sono prove, zi. Non mi pare tu abbia fatto niente, nemmeno per farlo intendere. Nocchiolino, tipo, sarebbe bastato. Non mi piace che metti il muso. Fa pure il sostenutino. Ma vaff. La prossima volta che stai ammanettato ti guarderò morire. Piché. Rivediamo pure lo snaso, che è più ricco dell'inventore del calderone automescolante. Guardalo, ha fatto piagne della gente. L'anelli proprio delle vecchie signore. Mizia c'aveva uguale. Scopriamo che c'è una foto di una signorina nella valigia di Newt.
cose. Oh, il gossipino. Chi è questa? Boh, non lo so, stava insieme alla cornice. Lethal e Strange. Io ti denunzio! Leta? Stimola la diuresi? Missy Leta? Un'antenata di Rudolf? Non di Bellatrix. Le Strange era il cognome del marito. Lei si chiama Black, come Sirius. Non flashate. Vi conosco, mascherine, moodbloddine. E che c'entra con Newt? Niente! Scus! È che non riesco a farmi i cazzi mia. Nel passato Newt ha sofferto per sta ragazza. Erano intimi amici. Ma che vuol dire? Newt Simpander? Stavano insieme? No? Tipo Piton e Lily? Che vuol dire intimi amici? Ma lei sapeva solo prendere. Invece a te serve una che sappia dare. Di che state parlando? Boh, di darla, cioè, non ho detto questo. Di scuola. C'è una scuola di magia? Più di una. Boba Tonks, Boomstrang, Hogwarts e il Vermoni. La scuola di magia americana. Va bene, ci sta. Magari il torneo tre maghi era solo europeo. Quelle sono le scuole d'Europa. Ma non ci stanno solo ste tre. Hogwarts, pff, robetta. Il Vermoni, il Vermorni, non lo so, è la migliore. Hogwarts gli pisci, gli aguamenta in testa. Hogwarts? Ma se manco l'hai finita, fuori corso busso tutta la vita. E se gonfiano, fine. No, ultima scena tagliata del film, almeno di quelle che ho trovato io. Dove ste due cantano l'inno de Ilvermorny, che parla di una strega, Morrigan, che si è data da un mago a quanto pare, non ho capito, e ha fondato ta scuola. Era un animagus e si trasformava in corvo. Cacò, cacò! Chi è stato? Una bestia magica? Non ho bestie con ranteghino. We stand as one, united. Che cazzo stiamo a cantare? Che cringe, sorella, io manco te voglio guardare. Ci hanno pagato un botto e manco da sei imparata. Starai mica a legge come fa, ma che stai a scherza? Oh, il Vermoni, Massachusetts. We choose it, we choose it. Guarda, guarda, gnafa! Sta sviluppando il cringe scurus, lob cringius. Quando un mago cringia troppo, rilascia quest'onda di presa male, che se te colpisce te verranno in mente tutte le figure di merda che hai fatto. Arriva pure l'erumpent a cerca di interrompe sta tragedia. Insomma, fatela finita o ve faccio esplode. Anzi, me faccio esplode piuttosto. Ma oh, c'è l'amore tuo. Ritorniamo al film con la Quaglia Galattica. Che è? Che c'è? Sta buono che mi scombini tutte le previsioni del tempo dalla valigia. Avverte il periculum. Azz. Rivediamo Tombe Graves, che è andato a fare una visitina al suo orfanello preferito, Credence. L'hai trovato il bambino? A? Se l'hai trovato, TVP. E invece trova un cadavere. E chi l'ha uccisa? Pollock? Non si sa. C'è pure Credence, che non sta messo tanto bene. Mai quanto Marilu, però. L'obscurale è stato qui. Ah, ma allora è la piccola Nariana veramente? Dove è andata? Help, please! Poverino, scodellino! Guarda che capelli mi hanno fatto! Ma che schifo, dai! Che contenga! Oh, comunque, bravo statore! Forse overreact un po'? Però a me piace. Ti aiuto io! Ma prima dimmi dove sta tua sorella. Sì, sì, che prima è arrivata la banchetta, poi mia sorella stava scherzando, io ho operato. Ti sei calmato? Ancora uno. Cambiato faccia, Credence. La lingua di Mary Lou la capisce. Purello. È colpa tua! Lo so. Sei egoista! Me lo dicono spesso. Tua sorella è in pericolo! E quindi via! Grimmauld Place.
No, però uguale, oh. Questa è l'ex casa di... Modesty. Come si chiama, piccola Nariana? Modesty? Ma che c'è, si chiama da sola? Non è Modesty manco per un cazzo, mi scusi. Viveva insieme ad altri 12 fratelli. Sì, è Bilbo. E poi sono partiti. Il mago ce l'avemo. Come si chiamavano? Bello, intelligente, affascinante, simpatico, Modesty. Ma poi quindi ce l'aveva una famiglia. Cioè, sono vivi i genitori. Sì, e l'hanno data via così. Sì, un'altra bocca da sfamare, sai com'è. Finalmente scopriamo che anche Credence è un mago. No, come no? Tu sei un mago, no, Credence. Cazzo sta di... Te giuro, ma non è vero un cazzo. Te dico, fidate. Ma avevi detto che avrei fatto parte del mondo magico, come te. Non me mette allo stesso piano tuo, che non abitiamo manco lo stesso palazzo. L'ho capito dal primo momento che ti ho visto. E io ce capisco. Credence la prende bene. Shaker Atuso, che fammo? Comincia a correre? Graves lo abbandona per andare a cercare la piccola Angela. E la trova subito. Era tre stanze in più in là. Ah. Ah! Non avere paura. C'è anche tuo fratello. Scopriamo finalmente che la piccola Natalia non c'entra niente, perché in verità vi dico che l'Obscurus è... Orzo Miller! Lui l'assassino del senatore! Credence! Assassin Credence! Il mago che ha sodomizzato... Somatizzato! Basta! Tantissimo! Guardalo! Un volto che dice abbozzo sempre! E te fregano con la storia! Campano massimo 10 anni! Che te fa pensare Ariana! E quindi a ragazzina! Allora non è vero niente! Invece sì! Perché tu sei speciale, Credence! C'è stato uno spiacevolissimo equivoco! Ma non mi volevi salvare! Ma chi te sei qui? Ma te ne... Figlioccio mio! Non sta funzionando! Tra un po' schioppa in tutti i sensi, il bus! Lo puoi controllare! Può essere, ma... No, no, I don't think I will. E Credence vibra! Vibra tantissimo! Ti chiamano, Credence! Fa vibrare le particelle! E via! In questa notte fantastica! Ma dove vai? Ma ce l'hai con lui? Ammazzalo! Or problema de Drogon! Rivediamo il magico tranne uno quartetto che sta sul tetto e vede passare il fumo nero. Jacob, te fa vedere? Anche noi lo vediamo bene per la prima volta. Mo che si è svelato, te credo! Prima era invisibile. Pareva Artemius. Mo che lo sai chi è? È visibile. Poi sembra l'effetto quando volano i mangiamorte. Un po' più grosso. C'hanno un'animazione sola. Manca la Game Freak. Che va, sbatte un po' da tutte le parti. Ma Newt è qui a risolvere la situazione. Vado. Tina, ti lascio le bestiole magiche. Io a casa coi pupi e tu in giro a divertirti, eh? Beh, stiamo negli anni 20. Tutto quello che serve sapere per prendersene cura è in questo libro, titolo del film! Nelle migliori cartomagie! Tina esegue con perizia le ultime volontà di Newt, sbolognando tutto alla sorella, che scarica tutto al babbano, che al mercato un marco compra! Sarebbe importantina quella valigia, eh? Al babbano la lasci! E poi, avevi detto che ero uno di voi! Ma so cose che si dicono. Sei proprio come noi. Ma quando mai? Esseri limitati hanno ragione a dire che non dobbiamo mischiarci. Non so cosa mi sia preso, perché c'è sta faccetta paciocchetta Neville. Ah, vabbè, vie. L'Obscurus intanto fa cose. Spacca cartelli. Non si capisce che vuole fare. Graves continua a fargli le supercazzole, boss. Ma niente.
Come ha fatto a sopravvivere così tanto? Il suo potere è talmente forte che in qualche modo è sopravvissuto. Ma scusa, ma se il parassita magico è forte, al limite doveva morire prima, se lo mangiava più in fretta. Mi stai dicendo che Credence è molto forte? E la misè, il prescientissimo, il pre-prescientissimo combattimento Tina Graves. Con le bacchette. Oh, come non detto. Ma tu sei un cheater. Già finito. Unico duello del film. Megoglionibus. L'Obscurus intanto continua a farsi la passeggiatina. Ma dove sta na? Dove sta na? E intanto c'è Popa Royal Rumble, Newt, gli Auror, le guardie babbane che cercano di fermarlo. Mannare a fanculo tutti. Per poi fermarsi alla stazione. La metropolitana? Già c'era all'epoca? Non lo so. Newt si incammina alla ricerca del ragazzo. Dalle bestie alle persone. Che si può dire essere l'ultima bestia magica. Alla fine l'Obscurus. Mentre gli Auror impacchettano tutto con la magia cookie. Ed ecco Credence. Lì. E lì. E qui. E lì. Un po' dappertutto. Spatasciato sul muro tipo muffa. Fratello, tu hai un problema. C'è prova, Newt, ammettece una pezza, bus. E sembra funzionare. Credence torna umano. In posa L. Posso accostarmi a te? Come, scusa? Ma che sei, appunto? Accostarmi. Se devi venire, vie. Graves li raggiunge. E non gli sta bene che fanno amicizia senza di lui. E si esibisce nei fulmini della forza. È diventato Star Wars per davvero. Ma perché? Ma che incantesimo è? Fuori dalla stazione, intanto, i babbani si ammassano come se non ci fosse Covid. Ma in compenso c'è la magia! Dentro la stazione metropolitana, non lo so, Graves continua a punzecchiare Newt. Con sta magia tuono shock che, boh, mai vista, mai sentita. E non lo disarma Newt. Non lo stupeficiuma. Non lo avada. Non lo incarcera. Niente! Che sta a fa? Newt in posizione fetale. Ma cosa sta a difende? Ma lo vuoi neutralizzare in qualche modo? Veramente scritto male. Ci perde tempo. Di modo che Credence ritorni allo stato gassoso per giudicare Graves. Mena un po' a tutti, va al piano di sopra, sfonna la magia cookie che non regge. Allora non tiene tutto tutto tutto. Va su, fa un po' di stretching. Io non ho capito che vuole fare Credence. E torna giù. Chiamate Bruce Wayne, magari lo convince. Ma invece di Bruce, arriva Tina, l'unica che si prese cura di lui quando lo salvò perdendo il posto. Ormai abbiamo capito. Quest'uomo è cattivo. No, io so bravo, non gli dare retta. Qui Credence, qui. Dai, bello, su. Guarda, c'è una cioccolana. Arriva il Makusa, che abusa del suo potere. Non sparate! Sì! Siamo in America, Amtaro. Mo lo sgonfiamo. E lo mitragliano. Ma state calmi, oh! Credence esplode. Fa la fine di Thanos e di Voldemort e del corvo a tre occhi. Ma poi che cazzo di magia è? È uno stupefacium. Non me pare, non ammazza. È una vada kedavra. Non credo. Sui raggi laser, gli Stormtrooper. Non è Star Wars! Qui salutiamo Credence. How could this happen to me? Ma poverino, che vita de merda! Peggio degli Ashwinder! La storia di una persona che ha sempre dovuto nascondere quello che realmente era, perché il mondo non lo accettava. Per colpa di gente che lo riteneva contro natura, come capisco. E chi l'ha scritto? La Rowling. Non è per un cazzo! Giuro, la smetto, giuro! Vabbè, Credence è esploso. Complimenti, americani! Sempre così fate! E comunque, porco Giuda, ci sono rimasto, bus. Ha fatto puff! Graves non la prende tanto bene. Aveva ucciso un babbano! Sono quasi 7 numero magico miliardi! E stava per rivelare i maghi al mondo! E oblivini a gente e pace! Ron e Annie faranno volare una Ford Anglia! Che vedranno tutti, cazzo! Mica l'hanno mitragliati!
Harry, Ron. Chiedete a Cassandra Kuman. Questa legge chi protegge? Frase per una maglietta di Grindelwald proprio. Noi o loro? Arrestatelo! Ma ha espresso solo un parere, oh! E se ne stava andando! Non ha attaccato nessuno! Stanno andando a a babbane tutti i principi della democrazia, demomagia, demomusica! Questi porco Giuda fanno cagare, mi dispiace, ma ragazzi, non hanno capito un cazzo per tutto il film. Proprio il cliché dentro il cliché del quinto livello dei cliché che è rimasto 80 anni dentro il cliché e non è potuto uscire il cliché. Inception cliché. La gente che non capisce, arrivano, sparano. Ma... film, se volevi che Piccherime stesse simpatica, forse hai un po' sbagliato. Vai Graves, vai, passo dalla parte tua, fagli male. E gli fa male finché Newt non ritira fuori il velenottero. Fa tutto il velenottero, mi ricorda qualcuno Intensifritz. E intrappola Graves co, boh, a mano sorpresina che trovi nelle patatine, ti ricordi quando eri piccolo? Fatto sta che hanno catturato Graves, rivelatosi il vero villain del film. Ricrescita, Bus! No! Revelio. Non ho capito, ma perché Revelio? Cioè, pensavo fosse uno scagnozzo dalla parte di Grindelwald. Come l'hai capito che era proprio trasformato? Perché sta a finire il film? Ah, e bisogna scoprire che Percival Graves, direttore dell'ufficio applicazione della legge sulla magia, non è veramente lui, ma è Grindelwald! È sempre stato lui! E dov'è finito il vero Graves? Boh! Perché esiste Graves, eh? È veramente il direttore della legge, eccetera. Ecco perché voleva dare la colpa a Newt prima, mentre cercava l'Obscurus. Bastardo! E si è trasformato in Graves. Indovina come? Indovina? Guarda, voglio che lo dici te. Una cosa a caso. Con la polisucco! Accannate con sta polisucco! O bannatela dal mondo magico! Banditela come le maledizioni senza scusa! Mi fate fregare sempre dalla polisucco! E chi è Grindelwald? Un ananas! No! Johnny Depp! Mamma mia, i galeoni, proprio pim pim! Tutti attoroni incredibili, eh! Che ci fai qua? Sto scappata la ragazza mia! Portatelo via! Ma non prima d'aver detto l'ultima cosina, punchline finale, molto cattivo figo, pam pam, a Newt! Moriremo un pochino? Come scusa? Che vuol dire? I maghi moriranno un pochino? Un pochino? La libertà? Vuol dire abbiamo messo un altro tassello alla sconfitta dei maghi? L'ultimo nemico che sarà sconfitto è la morte? Non ho capito! Ma che dici? Frasi a caso, per fatte sembra fico. Ma levate! È il momento dei saluti. È andato tutto bene, tranne per Credence. E invece... oh, pezzettino di fumo che se dà. Allora Credence non è morto. Meno male, oh, sono contento, te lo giuro, perché poveraccio. L'unico problema rimasto, Bus, è che i babbani ci hanno scoperto. Dovremmo avadarli tutti. Se no succede come Mary Lou che l'hiamo oblivinata, ma si ricorda uguale, non si capisce come. In realtà, il velenottero... ma basta con sto velenottero! Ma è meglio de Fanny, ma veramente, oh! Cura, mena, fa da diversivo, da poggiapiedi! E oblivina, a quanto pare, sempre grazie al suo veleno. Ma che veramente... ma che potere conveniente a fine film! Ma sarebbe stato meglio mannate un po' de maghi oblivinà e vaffanculo! Ma come lo spreddamo questo veleno? Co-Quetzal! Il Thunderbird! Che convenientemente ha il potere di far piovere. E buttando la fiala in mezzo ai cumulonembri, tutta la pioggia avrà il potere di oblivinare la città, eccetera, capito? Dai! E via, risolve il film! I babbani si scordano tutto. A questo gli è morto un figlio, gli rimarrà solo la rabbia verso ignoti.
Poraccio, mi dispiace, gioco. E intanto gli Auror sa merlineggiano un giro per riparare la città. Però pure qui c'è sta un buchettino de tramina. Perché? La gente nei palazzi non viene colpita dall'acqua, non si scorda niente. Però sa bevono l'acqua, quella dei rubinetti, prende anche l'acquedotto. A parte che si vede in 2 secondi che la signora beve l'acqua, io dovrei capirlo. Come lo sto inventando che hanno preso pure l'acquedotto, no? Ma chi non beve in quel momento? O chi non se fa la doccia? Come adesso Iginio Watari, bucio de culo. Ma quanto dura sto veleno de velenottero? Ma che è oltranza? Oblivinati continuamente per sempre, o comunque qualche ora oblivinasse ogni volta che bevono. Finché tutti se scordano, perché se è solo adesso, questi no. Questi dei 3 case, no. Oppure stanno tutti bevendo e facendo la doccia contemporaneamente in questo momento. Cioè, non ho capito. Vabbè, Zapdos rientra. E lui, palese. Tutta la città si scorda gli avvenimenti delle ultime ore, compresi gli Auror, che vengono colpiti dalla pioggia. Dopo te lo fanno vedere che quella fa l'ombrello. Vabbè, lasciamo perdere. C'ha più buchi di Credence prima con gli Auror sta trama. Non è cattivo, vabbè, dai. Ma che te devo dire? Che la pioggia è dattilografa! Cambia i titoli dei giornali la pioggia! Ma c'hai gli Auror che passano? Ma fallo fa gli Auror! Va bene, fegatelli comunque. L'importante è che finisce tutto a tarallucci e vino elfico! Grazie, signor Scamander! Forse, forse, se siamo sbagliati sul suo conto. Forse! Posa guabba che te viece? Sei uscita dal ministero finalmente! Te sfragno come la polpa di fiamma granchio! Buon viaggio! Di ritorno. Ah, ok, dai, in fondo è simpatica. Prima però Oblivinal Nomag. Non ti voto più. Siamo arrivati ai saluti finali con Martellone. Un minuto di silenzio per Fratm ingiustamente Oblivinato, che però la prende con dignità. È giusto così. Questo doveva Oblivinam al minuto 11 dalla parte 1. È stata una bella esperienza che non mi ricorderò. Sì, ma se fate così però, uffi! Ovviamente, chi la prende peggio di tutti è l'Erumpen. No, quene! E starò invecchiando, non lo so, ma la sottotrama d'amore loro, Maga Babbano, messa così, che non ha rotto troppo gli Horcrux, è carina, dai. Ah! Martellone, come l'abbiamo conosciuto, sta per morire. Tornando quello d'inizio film, dal mondo magico, fa un passo indietro. Si dimette per farsi bagnare dalla pioggia. La magia è nella pioggia. E lo vedi? Chi non è a contatto con l'acqua in quel momento, cazzo, si ricorda tutto. Un tettino lo stava proteggendo dall'Oblivion. Ma prima dell'amnesia totalissima, Queenie gli dà un bacettino. Gli ha dato prima le Rumpent. Coprendosi con un ombrello magico. Se no se scorda le cose pure lei. E gli Auror prima no. Va bene film, va bene. L'attenzione per i dettagli più invisibile di un camuflone de notte proprio. Carezzina e... Che è successo? Mi hanno molestato. Perché ho il pipino ritto? Cambio scena. Ma prima, citazione a Singing in the Rain, che è del 1929, no del 52. Gene Kelly freebooter. No, Jacob Martellone è tornato a lavorare nella fabbrica di scatole, ma non ha perso la sua verve comica. Perché va sempre a sbatte contro qualcuno. Perché il loro ultimo incontro è come il primo. Ah, profondo. Ma andate a cagare. Scus, tesoro. Oh, t'ho chiesto scusa, antacco là. Mi ripia la valigia. Che invece riprende Kowalski, perché gli era caduta. Ma è più pesante adesso. E calla, ci trovi i mattoni, gli hanno fatto il pacco. Non proprio. Dentro la valigia trova le uova di Occami, che forse non tutti sanno che sono in argento purissim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 o. Gliele ha regalate Newt. Quello era Newt. Ma va, lo so. Come garanzia per la sua pasticceria. Capirai, 300 euro al chilo argento. Nel 26 valeva di più. O vedi che ha rimediato qualcosa? T'avevo detto, era proprio, vabbè, scontatissimo. Perché è sempre così i film americani. Tutti alla fine devono rimediare quello che sognano. A caso, sta presa bene che nel mondo vero non esiste di far culo cubico. Sarebbe stato meglio fosse rimasto un qua a fabbrica, avesse risparmiato, stacco anni dopo, lui dentro la pasticceria che si è aperto col...
faccio da culo! Fatto sì però. Ma vabbè, la gente vuole sognare. Quindi apri sta pasticceria, dai. Ma che pasticceria? Sono ricco! Brasile, arrivo! Infine, salutiamo Newt, che sta per prendere il barchettone di ritorno. E Tina lo ringrazia, perché ha messo una buona parola con Madame Piccheri. Pure, non ne ha imbroccata una. Gli dice bene che non gli ho tu sembrato la capoccia. Ma adesso mi calmo. Infatti Tina è tornata tra i guardiauro. Mi raccomando, va presso a chi evade i galeoni veri, non i pischelletti con larga branchia. Va bene. Newt sta tornando al ministero, perché ha finito il libro titolo del film. Acquistalo per te e i tuoi parenti Madblood. Leta lo leggerà. Ma signorina, si stava creando il momento romantico e mi parla di Missy Leta. Gliela fa più male a Newt. Che cazzo me frega solo legge. Continuasse a vendere l'acqua. Oh, bravo Newt, perché io sono cambiato. E se io posso cambiare, tutto il mondo può cambiare. Porpettina! Eccomi. Ciao 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 ciao. Non se vogliono salutare. Ma guarda questa, sta a piagne. Ma che deve fare per farti capire che te vuole bene, Newt? E dagli un bacetto. Ti manderò una copia del libro. Ma la smetti di spammarti? Vabbè, dopodiché gli sistema i capelli. Ma perché? Mica erano disordinati. Era una scusa per fargli una carezzina. Cringezzi. E fargli una carezzina. È patriarcato. E se ne va. Ma anziché spedirtela, potrei portartela io. La copia del titolo del film. Compra, compra, compra. Sborsa, sgancia, acquista, spendi. Ma pare sta gran cosa. Regà, ve potete smaterializzare quando ve pare, eh. Questo piano a barca non so perché. So finite le passaporte, non lo so. Ma scialla, non è così scialla. Perché ora devo andare. E dove? A Copenaghen. Vabbè, questi vanno a finire insieme, ho capito. Ultima scena dedicata a Martellone, che ha realizzato il suo sogno. Aprire una pasticceria. E guarda cosa vende. I camufloni. Gli snasi. Gli erumpent. Ma allora si ricorda? No, ha dei rimasugli magici. Ma quanto è bravo lei! Ma da dove prende le sue idee? Boh, mi vengono così. Sto cazzo, bus! Kowalski è un freebooter inconsapevole. Comunque, Jacob, non te lo vorrei dire, ma forse la banca aveva ragione. Sti dolci non so tanto invitanti. Ma che è sta roba? Ma sei brutto. Non è che tu sia proprio bravissimo. Ma indovina chi c'è nel suo negozio? Queenie! Che non ce vuole sta. Ci stanno milioni, miliardi di babbani. Ma questo è il mio. Kowalski la vede. Fine! Considerazioni finali. Allora, nel complesso, mortacci della Warner e da Rowling, che punta sul fatto che siamo fan. E a me pia bene rivedere il mondo magico. Che te devo dire, so fan pure io. E che cazzo, fa sempre piacere. Tolte ste fanboiate nostalgia canaglia bus, il film è meh. Oh, mi dispiace. Il 90% delle novità contraddicono la trama canon dei libri e la paura dei babbani, che non esiste. Gwendalina la Guercia nel 700 insegna. E gli Obscurus, che boh, ci potrebbero pure sta. Voglio fa proprio, cioè, ma fanno strano. Non è cattiveria, ma nessuno li nomina mai dopo, capito? Ma scusa, no, ma c'è Grindelspritz. Ma fammi una trama sui doni della morte, sui maghi oscuri, roba piena di Avada Kedavra, di Crucio, che negli anni 20, che gli frega, erano più dritti per dritti, capito? Una cosa più roba. Grindelwald che si infra e fa la spia, che mette zizzania, ci sta. Ma fai che è alla ricerca dei doni. Fammi rivedere i doni, no? Cerca quelli da tutta la vita, Grindelwald. Oh, me l'hai detto te, Rowling. Tutto quello che ho detto me l'hai detto te. Ma facci vedere in retroscena delle cose che sappiamo. Non inventate cose che non esistono, mai esistite. È questo che mi fa rosicare, veramente. Perché siete pure stupidi. La gente vuole sapere, no? Ma perché? Fammi vedere il giro che fanno sti doni, no? Sono girati dappertutto, appunto!
Moglio Obscurus! Questa è una cazzata che mi viene in mente, no, i doni? Però, la cosa fondamentale è che se manca a Rowling, perché ha scritta a Rowling, gli frega di avere una coerenza che retconna pure la nonna! Ma figurati a me! Cioè, a me sì. E mi dite che i crimini dei Grindelwald so pure peggio. The night goes on. Ma questa è un'altra storia! Al prossimo film!